Siamo a Pesaro con Eros Zanoni, naturopata certificato e docente di naturopatia olistica. Con lui oggi parliamo di psicosomatica. La medicina ufficiale ha riconosciuto già l'interrelazione che esiste tra corpo e mente, ma tende a focalizzarsi sulla malattia, mentre la naturopatia diciamo che mira più a considerare il malato come soggetto. Ci può parlare della psicosomatica applicata? Sì, certo. Dunque, la differenza molto probabilmente è facile perché in psicosomatica, cioè in medicina psicosomatica, diciamo così, la scienza riguarda o si studia tutto quello che è la patologia della persona e si cerca di collegarla ad una problematica, diciamo così, mentale, mentre invece in psicosomatica applicata vengono prese in considerazione, secondo anche la naturopatia, tutta una serie di altre scienze correlate, e quindi si parla anche di psicogenealogia, di morfopsicologia, di diversi atteggiamenti, di biotipologie, e quindi è una, diciamo così, una scienza molto più complessa che prende in visione molti più aspetti rispetto alla classica ufficiale medicina psicosomatica. Quali possono essere le cause dell'insorgere della malattia? L'insorgere di una malattia ha naturalmente diverse cause. In naturopatia olistica, si prendono in considerazione tre cause principali che coinvolgono sia l'aspetto, diciamo così, fisico, che quello organico, che quello, diciamo così, soprattutto mentale, che è la base, diciamo così, dell'ipotetico triangolo della salute. Però in effetti la malattia nasce molto più in alto, cioè molto prima, nasce più a livello, diciamo così, spirituale, quindi ci sono i famosi quattro livelli. Quindi inizialmente si tratta di un lieve malessere che poi pian piano, passando dal piano spirituale a quello già, diciamo così, mentale, comincia a diventare una sensazione di disagio. Poi questo disagio si posiziona sul piano energetico, andando a disturbare i vari organi a livello energetico, fino a poi diventare un vero e proprio sintomo, quindi malattia, quando arriva sul piano fisico. E quindi questo è un po' il percorso, diciamo, che la malattia fa. La cosa più appariscente è che di solito purtroppo le persone non si fermano mai ad ascoltare il primo messaggio, che è quello del disagio, ma aspettano che la malattia arrivi proprio sul piano fisico, una volta che si è conclamata e manifestata, per porre magari, per correre ripari o porre qualche rimedio. Quali sono i percorsi da seguire? Ma per quanto riguarda la naturopatia olistica, che è il mio campo, naturalmente la prima cosa da fare è, diciamo così, un'indagine accurata che prende in considerazione tutti i sintomi, ma non solamente quelli, diciamo così, evidenti, ma anche altri particolari sintomi, anche meno evidenti, che però fanno sì che ci sia un percorso, diciamo, di questa malattia. Quindi si cerca di andare a capire esattamente le cause primarie, quindi quello che ha scatenato, diciamo così, la problematica, e su quelle cause lì poi si va a lavorare, naturalmente riprendendo in considerazione sempre i tre livelli, quindi come dicevamo prima, la parte, diciamo così, strutturale, la parte organica, quindi gli organi interni, ormoni e quant'altro, e naturalmente arrivando poi alla base del triangolo, che sarebbe poi lavorare proprio sull'atteggiamento mentale. Grazie per queste riflessioni. Grazie a voi, arrivederci.